tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Il loro giustificare, il loro perdonare le autorità è in realtà un salvare le autorità. Salvare l'autorità affinché questa salvi loro e la loro vita con le sue scelte giuste. È una speranza obiettivamente assurda, perché un'autorità che sbaglia continuerà a sbagliare, come qualunque persona comune. Ma è la logica della dipendenza dall'altro, da cui deriva la concessione dell'eterno perdono all'altro, all'autorità. Il tema della salvezza dell'autorità lo si intuisce bene anche oggi, agosto 2021, con la controversia sulle iniezioni. In una regione è venuta a mancare una diciottenne successivamente alle iniezioni e c'è stata una certa reazione popolare. Ma la reazione sarebbe stata 20 volte maggiore se ciò fosse accaduto al presidente sessantenne di quella regione. Per quale motivo? Perché il presidente della regione è una persona importante, è un'autorità, e allora le iniezioni si sarebbero dovute sospendere, altrimenti la stessa cosa sarebbe potuta accadere, no, ad un'altra persona importante. Per la maggior parte del popolo, la propria vita è maggiormente in pericolo quando viene a mancare un'autorità, anche se questa prima o poi sarà sostituita, anziché se assumono la stessa sostanza che mette in pericolo la vita dell'autorità. Terrore tipico infantile. Il dramma della delusione. A livello personale, dunque psicologico, l'eventuale passaggio da fiducia a sfiducia è drammatico. Per di più, passati 50 anni, è quasi impossibile effettuarlo, a meno di una serie continua di eventi traumatici causati da diverse autorità. Per questo motivo le autorità agiscono con accorta progressione nell'infliggere i traumi alle popolazioni. Invece, per esempio, quando i governi inglesi hanno esagerato, poi il popolo ha fatto la Brexit. Il passaggio da fiducia a sfiducia comporta quattro passaggi in successione, in cascata. Primo, si comincia con il riconoscimento della delusione, del tradimento ricevuto da un'autorità. Politico, magistrato, giornalista, esperto TV, eccetera. Poi, due, si passa al riconoscimento dell'errore dell'aver concesso la propria fiducia in quella autorità. Quindi, la sfiducia nell'autorità appena percepita comporta, 3, un senso di sfiducia verso tutte le autorità, perché vengono considerate per la prima volta come persone con una intelligenza normale, non più come dei superintelligenti infallibili. Solo che, avendo il potere, i loro errori hanno conseguenze molto gravi.
Infine, la sfiducia verso tutte le autorità ha per conseguenza, 4, la percezione della solitudine di fronte ai possibili pericoli. Mentre, al contrario, la fiducia anche verso le autorità che non la meriterebbero affatto permette a questi soggetti dipendenti di percepirsi comunque in compagnia verso le incertezze del futuro. Insomma, umanamente è un vero trauma. Perciò si tende a tenersi la delusione per sé e a comunicarla eventualmente solo dopo che un altro lo ha già fatto. L'attesa degli altri per protestare contro l'autorità. Innanzitutto, manifestare in piazza significa sempre rafforzare la democrazia. Mettiamo il caso di un uomo che ha perso la fiducia nella persona che in quel momento ha un'autorità. Della politica, della magistratura, dell'informazione, della religione, eccetera. Poi segue la grossa difficoltà di manifestare pubblicamente la propria delusione, se non il proprio dissenso, specie se precedentemente non lo aveva mai fatto in vita sua. Allora, i movimenti di protesta si costituiscono attraverso tre fasi, cui corrispondono tre tipologie di reazione umana. La prima fase è l'avanguardia, è il gruppo iniziale, quelli che per primi ci mettono pubblicamente la faccia, perché non ne possono più e, anche se sono pochi, scendono comunque in piazza. La seconda fase è il rinforzo della prima. È costituito da persone che, dopo il primo gruppo, si sentono abbastanza sicure di potersi confondere in piazza con quelli delle prime manifestazioni e che, dopo il ritiro della fiducia nell'autorità, sono disposte a dare una parte della propria fiducia in questo primo gruppo di manifestanti. La terza fase è anch'essa il rinforzo delle precedenti. Il gruppo iniziale si è ingrossato e si è stabilizzato nel tempo, ossia è diventato un gruppo pubblicamente sufficientemente riconosciuto. Per cui a questo punto cominciano a farne parte persone che semplicemente trasferiscono la fiducia dall'autorità a questo gruppo in piazza e vi partecipano. Infatti, farne parte occasionalmente non è più rischioso per la propria immagine con il vicinato come lo sarebbe stato farlo precedentemente. La reazione dell'autorità alle manifestazioni. Il controllo del dissenso. Date queste tre fasi nella costituzione dei gruppi di protesta, l'autorità interviene per affossare il dissenso sin dalla prima fase della costituzione di un gruppo di manifestazione. Il metodo è quello di infiltrare i gruppi formati da cittadini comuni con alcuni movimenti di estremismo politico o sociale, con il compito di farsi riconoscere sventolando bandiere, striscioni e urlando slogan, di operare piccoli atti vandalici, di effettuare piccole colluttazioni con la polizia, in modo che alla fine il giornalismo riassuma a tutta la nazione quella manifestazione democratica e pacifica di gente comune, semplice, come lo possono essere gli insegnanti, i commercianti, i netturbini, eccetera, come una manifestazione di neofascisti o di centri sociali, distruttori di vetrine e feritori di poliziotti.
In questo modo, la prima fase di protesta perde credibilità di fronte agli occhi degli stessi partecipanti, almeno la metà dei quali ritira la propria fiducia. Quindi nessuna manifestazione successiva, nessuna seconda fase di costituzione del gruppo. E l'autorità può continuare tutto come prima. Ricordate, 2000 anni fa, il falegname di Nazareth disse: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono». Così avviene ancora oggi. Dalle proteste per i lockdown nel 2020 al G8 di Genova del 2001, il disordine pubblico è causato proprio dal responsabile dell'ordine pubblico, per dimostrare a tutta la nazione la correttezza e la provvidenzialità della sua presenza al potere. Insomma, per concludere, voi pensavate che il peccato non esistesse, che gli uomini fossero tutti buoni e pronti a fare il bene degli altri, per la difesa dei più deboli, per la libertà e la democrazia. Voi pensavate che il mondo fosse come quello dei cartoni animati e delle serie TV. E invece vi fanno vedere le serie TV proprio per farvi credere che il mondo sia buono in quel modo. La realtà è che con la democrazia e la globalizzazione di oggi, le occasioni di peccato contro il popolo intero sono molto maggiori che con la monarchia e l'economia chiusa di prima della Seconda Guerra Mondiale. Prossima indagine. Gli uomini potenti hanno sostenuto l'ateismo verso il popolo perché il cristianesimo è la salvezza del popolo dai potenti. Alla prossima indagine. Ciao, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.